che ha, dobbiamo essere pronti a pagare qualcosina di più. Per la prevenzione non è mai troppo presto, la Lega Italiana lotta ai tumori e coinvolge i bambini. Come agenti speciali 00 sigarette avranno licenza di chiedere agli adulti di smettere di fumare. In loro presenza è l'ultima trovata della Lega Italiana contro i tumori per convincere i bambini a rimanere lontani dal fumo, anche passivo. La campagna di prevenzione è diretta a 20.000 scolari delle elementari di Milano e provincia. L'ultimo rapporto DOCSA sui milanesi e fumo conferma infatti l'attrazione dei giovanissimi per le sigarette, percepite come forte elemento di socializzazione. E di temibile non ci sono solo i tumori. Devono capire che non fa bene anche per altri motivi, perché non fa bene al respiro, non fa bene alla pelle, non fa bene a tante cose, per cui anche a loro capacità intellettiva, che nel corso degli anni può ridursi. Secondo la DOCSA, su 100 milanesi 21 fumano, l'1% in più rispetto allo scorso anno. A confortare il fatto che consumano meno sigarette, in media 10 invece di 12, secondo i dati del 2014. Le più dipendenti sono le donne, il 67% dichiara di non voler smettere e non scende sotto un consumo di 11,5 sigarette giornaliere, contro una media maschile di 9,5. In diminuzione anche le persone che intendono smettere di fumare. Nel 2013 era il 33% dei fumatori, nel 2014 il 23% e quest'anno solo il 20%. Sono in fase di recapito agli utenti non ancora in regola per il 2015 solleciti per il pagamento del canone. Il pagamento può essere effettuato con i bollettini allegati ai solleciti.